volta vi presento un mio buon amico. Giovanni si chiama. È un agricoltore in gamba, eh? Un agricoltore che sa il fatto suo, svelto negli affari, buon allevatore e buon coltivatore. Possiede due bei poderi, ma belli davvero, eh? Il podere rocca e il podere fossalta. Anche due boffoni che sono il suo orgoglio. Di solito è allegro, sempre pronto allo scherzo, a dar manate sulle spalle e anche qualche bel colpetto sullo stomaco. Così, da amici. Ma oggi... oggi è proprio nero. Fido io, con quello che gli è capitato. Povero Giovanni, non ti va proprio giù quella storia, eh? Di un po', me la fai raccontare? Voi Giovanni? Giovanni, la racconto? Ah sì, racconta, racconta pure. Non te la prendere, va là. Andiamo, in fin dei conti sono cose che capitano. Beh, è andata così. Era il momento della trebbiatura e Giovanni aveva il suo bel da fare, come sempre in quel periodo del resto, eh? Il frumento del podere rocca già trebbiato aveva dato una bella resa. Ed ora che si trebbiava quello del podere fossalta, Giovanni era un po' preoccupato poiché gli era andato a terra. Il peso specifico gli riservò infatti un'amara sorpresa. Soltanto 74, un vero disastro. Glielo avrebbero pagato poco quel grano sul mercato. Ma un ben più grosso dispiacere lo attendeva alla conta dei sacchi. Non era possibile che Fossalta, un ottimo podere come quello, gli avesse dato tanto di meno. L'indomani, finito di trebbiare il grano della cascina Fossalta, senza troppo entusiasmo, Giovanni si mise a rivedere i conti. Uffa, questi scocciatori. Povero Giovanni, hai ben altro per la testa. Ehi, Giovanni, qualcosa che non va, eh? Vediamo un po' di rifare i conti. Su, vediamo. Allora, cascina rocca. ...42 quintali per ettaro e va bene. Cascina fossalta. 29 quintali per ettaro. Questa poi. Ma Giovanni, come mai tutta questa differenza? Cose dell'altro mondo. Che ne dici, Giovanni? Robe da matti. Calma, via, su, Giovanni. Però hai ragione, eh. Robe da matti. Ma come si spiega questa differenza? Eppure, a Giovanni sembrava di aver fatto le cose bene. Al momento buono aveva comperato parecchi concimi che aveva sparso generosamente prima della semina. Il seme poi era tutto selezionato e garantito. Aveva distribuito la quantità giusta, secondo la sua migliore esperienza. La cattiva stagione non aveva per niente fatto soffrire il grano, che era nato regolarmente. Il nitrato ammonico era stato sparso come al solito in diverse volte durante il periodo invernale per completare la concimazione fatta alla semina.
A primavera, poi, il frumento si presentava normale, con soddisfacente investimento. Era di un bel verde carico. Però, alla spigatura, ai primi venti di maggio, erano cominciati i guai. Il frumento del podere Fossalta era andato tutto a terra. Questo fatto Giovanni non si capacitava e ogni tanto ritornava a guardare i grani di quel podere quasi non credesse ai propri occhi. E sì che il seme era della stessa varietà, il nitrato lo stesso, il terreno poco diverso. E perbacco, un vero peccato. Ah, sì, un vero peccato. E poi il responso della Trebbia. Basso peso specifico e scarsa produzione. E la causa di tutto ciò? Un momento. Ma il grano del podere Fossalta, Giovanni non aveva dato il solito perfosfato minerale, ma il concime comperato da quel camionista di passaggio che glielo aveva portato comodo comodo in azienda, buonissimo e garantito, diceva lui. Ma eppure l'odore dava affidamento di buona qualità, si presentava bene e il prezzo era conveniente. Caro Giovanni, ci sei cascato in pieno. Dovevi stare più attento, non fidarti del primo venuto e dell'odore. Non basta l'odore per giudicare la bontà di un concime. Non fare come le talpe, apri gli occhi, amici agricoltori. Aprite gli occhi, state attenti a quello che acquistate. L'odore, la comodità di avere il concime in azienda, il basso prezzo, sì, tutte belle cose. Ma guardate di più a quello che c'è dentro il sacco. Osservate soprattutto il titolo del concime. Quello sì che è importante, il titolo. Quel 1820 segnato sul sacco del perfosfato, ad esempio, molti non sanno cosa voglia dire. Significa che in un quintale di perfosfato minerale vi sono oltre 18 kg di anidride fosforica solubile ed è in base a ciò che si stabilisce il valore del concime fosfatico. La stessa cosa è per gli azotati. E più il titolo è alto, tanto meglio, perché così l'agricoltore può risparmiare sulle spese di sacco, trasporto e spargimento. In definitiva, con la stessa spesa può concimare più largamente i propri terreni. Ecco l'importanza di conoscere il significato dei numeri segnati sui sacchi, specialmente quando si tratta di concimi complessi, i quali contengono azoto, fosforo e potassio. Comunque, per non avere delle brutte sorprese, bisogna pretendere soltanto concimi di marca ben nota. Chi impiega i concimi semplici e complessi Montecatini, ad esempio, può dormire fra due guanciali, perché sono garantiti nel titolo e al prezzo giusto. Se quella volta Giovanni si fosse ricordato di questo e non avesse comperato dal primo venuto, pretendendo invece titolo dichiarato e marca conosciuta, non sarebbe ora in questa bella situazione. E non è capitato solo a lui, ma a tanti e tanti altri amici, non è vero Giovanni? Sì, e se è capitata a me, che modestia a parte sono conosciuto come un dritto, può capitare a tutti voi agricoltori. E per non cascarci, l'unica cosa è aprire l'occhio per essere ben certi di avere la qualità di concime che merita la nostra fiducia.